Motor Show 2017, siamo nello stand della Hyundai, un gradito ritorno alla manifestazione motoristica sotto le due torri, e la casa anche coreana si presenta con la Kona, una vettura recentissima, appena arrivata in concessionaria. Ne parliamo con Paolo Sperati, PR prodotto della casa, che ci illustra un po' il ritorno della Hyundai al Motor Show, la nuova vettura, prospettive della casa e poi questa presenza che ha Bologna anche con la Ioniq, che oggi ne consegnano una al comune di Bologna. Sì, esatto, Hyundai al Motor Show di Bologna ritorna con una grande offensiva di prodotto, soprattutto con la nuova Kona, il primo B-SUV che è offerto in tantissime colorazioni, 416 cm, abitabilità ai vertici della categoria e soprattutto la possibilità di avere la trazione integrale abbinata alle sospensioni multilink, che è una caratteristica molto rara in un segmento che è molto affollato. Sotto questo aspetto, oggi il cliente chiede, è sempre più esigente e dalle cose che stanno venendo avanti, molte case puntano sull'ibrido. Da parte di Hyundai si punta anche su questo tipo di alimentazione o invece altri tipi di alimentazione? Assolutamente, come Hyundai l'attenzione alla mobilità sostenibile, ai modelli green, è sempre stata molto importante, sempre al centro della strategia. Lo dimostra il fatto che con Ioniq, che è la prima auto con la medesima carrozzeria disponibile nelle tre motorizzazioni green, quindi ibrida, ibrida plug-in ed elettrica, e che appunto è disponibile anche a Bologna per, dentro al Motor Show per i test drive con tutte le diverse alimentazioni. Abbiamo anche uno stand in centro presso Piazza Galvani, dietro Piazza Maggiore, dove c'è una sorta di installazione dedicata a Ioniq e a tutto quello che sarà la mobilità sostenibile, che già sta prendendo molto piede in Italia. Con Kona invece andremo ad offrire una versione elettrica, completamente elettrica, a partire da giugno 2018, che arriverà fino a 500 km di autonomia dichiarati e che permetterà, sarà il primo B-SUV sul mercato a trazione completamente elettrica e consentirà di raggiungere comunque delle distanze già considerevoli considerando il segmento B, appunto. Uno dei problemi fino ad oggi della trazione completamente elettrica è sempre stata quella della ricarica, dei tempi di ricarica. Come è intervenuta Hyundai su questo problema? Ma allora, la ricarica è di per sé un tema che è centrale quando si parla di auto elettriche. Però la cosa importante è valutare il tipo di utilizzo, ossia è studiato, ci sono fior di studi che dimostrano come in realtà il chilometraggio medio di un automobilista sia quotidiano sia largamente inferiore ai 100 km. Di conseguenza un'auto elettrica ormai si presta per la maggior parte delle esigenze degli automobilisti. Detto ciò, si lavora e si sta lavorando con tutti quelli che sono gli enti pubblici per cercare di avere una diffusione capillare, che è questo il grosso scoglio che la gente anche chiede. Fermo restando che la soluzione di ricarica domestica è comunque sempre un'opzione valida, soprattutto per quel che riguarda auto come Ioniq o come lo sarà Kona, che comunque riguardano un pubblico, un target di un certo tipo. Quindi la diffusione delle colonnine aumenterà negli anni e Hyundai è pronta ad offrire diversi modelli a partire da Ioniq, passando per Kona e arrivando poi ad altri modelli che saranno svelati da qui al 2020. Bene, grazie mille, buon lavoro. Grazie.